c'è un'ostinazione di Israele nel peccato al quale è necessario rispondere. E Amos da una parte e Dio dall'altra sono chiamati a entrare in dialogo e a convergere per capire che cosa fare nei confronti di questo popolo peccatore. Si capisce il problema qual è? Questa cosa è interessante perché il ciclo delle visioni di Amos persegue, adesso uso una parola un po' difficile e poi ve la spiego, persegue una determinata pragmatica nei confronti del lettore. Cioè, pragmatica cosa vuol dire? Vuol dire che il testo vuole determinare delle conseguenze anche nel lettore che lo legge, dico in modo molto semplice. Allora, questo dialogo tra Dio e il profeta deve servire anche il lettore, perché il lettore si coinvolga nel dialogo, perché il lettore si convinca anche lui, come Dio e come Amos, della necessità della fine per Israele. Adesso dovremmo cercare di capire cosa si intende con questo concetto di fine. Per adesso diciamola così, che Dio, Amos e il lettore devono convincersi a un certo punto che un castigo per Israele è divenuto necessario a motivo proprio del suo peccato. Se dovessimo cercare di riconoscere un po' un dinamismo interno al ciclo delle visioni, potremmo dire così: più il dialogo si intensifica nella sua gravità, più il messaggio che Dio intende comunicare al profeta diventa grave, e più il profeta si coinvolge sempre meno. Il coinvolgimento del profeta diminuisce, quasi come a dire che più va avanti il dialogo e più Amos si convince che ormai per Israele il castigo è inevitabile, è diventato qualcosa di necessario. Allora, cominciamo a entrare un po' nel vivo di questo ciclo di visioni. Iniziamo con la prima, pagina 3. Amos 7, versetti 1-3, la visione delle cavallette. Fate un po' caso anche alla struttura della visione, perché così potrete rendervi conto appunto di come la prima con la seconda e la terza con la quarta siano tra loro accoppiate. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura per il re, egli formava uno sciame di cavallette. Quando quelle stavano per finire di divorare l'erba della regione, l'erba della terra, io dissi: Signore Dio, perdona, come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. Il Signore allora si ravvide. Questo non avverrà, disse il Signore. La visione è abbastanza chiara, eh? Amos contempla questo sciame di locuste, come vedete lì nell'immagine, e subito capisce perché. Perché nella Bibbia lo sciame di locuste spesso e volentieri è usato come simbolo, come strumento di castigo. Il caso più conosciuto, il profeta Gioele. Vi ho messo in fondo a pagina 3 uno spezzone preso proprio da Gioele 1 per farvi vedere come Gioele parli proprio delle locuste come strumento della punizione divina. Allora Amos capisce subito e si rende conto soprattutto della devastazione che le locuste portano sulla terra. Ora, se noi guardiamo con attenzione questa modalità di descrizione, possiamo addirittura dire una cosa, anche abbastanza forte, però interessante, che il quadro che si presenta di fronte al profeta è quasi una sorta di anticreazione. Cioè, le locuste riportano la creazione alla condizione originaria, almeno secondo quanto dice il secondo racconto di creazione, Genesi 2, che lì vi ho riportato. Provate a sentire, Genesi 2, 4, 6. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Vedete? Cioè, le locuste sembrano riportare la creazione alla condizione precedente dell'inizio dell'opera di Dio. Si torna indietro. Questa cosa è sottolineata anche dall'uso del verbo che Amos impiega per parlare della formazione di questo sciame. Se guardate il versetto 1, terza riga, in italiano è tradotto proprio così, egli formava uno sciame di cavallette. Questo è il verbo yatzar,
il verbo del vasaio, il plasmare. E la cosa interessante, guardate la pagina dopo, Amos, lo stesso Amos, al capitolo 4, usa il verbo yazar proprio per parlare della creazione. Ecco colui che forma, yazar, i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero, che muta l'aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra. Signore, Dio degli eserciti, è il suo nome. C'è un po' di ironia, un po' amara, certo, delle parole di Amos, cioè quella potenza che si è espressa nella plasmazione del creato, nella formazione del creato all'inizio, adesso viene investita per distruggere il creato, un po' come è stato fatto al diluvio, almeno secondo l'immagine che Amos utilizza, per riportare il creato a questa condizione caotica da cui Dio a suo tempo l'aveva tratto. Per dire che in questo castigo di Israele Dio sta investendo tutta la sua potenza di creatore. Questa vorrebbe essere un po' l'idea. Dio è totalmente coinvolto in questa opera punitiva. E Amos, guardando questa scena, capisce che se il castigo di Dio si compie davvero così, per Israele non ci sarà speranza. E allora il profeta, da buon intercessore, interviene per convincere Dio non soltanto a fermarsi, ma anche a perdonare. Signore, perdona. Che non vuol dire, lo sapete meglio di me, l'abbiamo già detto tante volte, non vuol dire semplicemente fa finta di niente, ma vuol dire, Signore, tieniti aperto alla riconciliazione, ovviamente presupponendo che anche Israele si apra alla riconciliazione. Vi ho già detto tante volte, perdonare nella Bibbia non è mai un colpo di spugna, ma essere aperti alla riconciliazione, ma per fare la riconciliazione bisogna essere in due. Allora, se vogliamo dirlo in modo più semplice, è come se Amos sta chiedendo a Dio, lascia stare questo castigo che è troppo, tieniti aperto alla riconciliazione con il tuo popolo, concedigli tempo perché il popolo si possa ravvedere. In realtà questa osservazione di Amos, in cui dice che Giacobbe è tanto debole, è tanto piccolo, che non potrà resistere a un castigo così, anche qui c'è molta ironia, probabilmente. Perché? Perché quella è una stagione storica in cui il popolo di Israele, cioè il regno del Nord, si sentiva particolarmente forte. E il momento in cui Amos svolge la sua missione di profeta è re del Nord, questo Geroboamo II, re di Israele. Sotto Geroboamo II il regno del Nord ha conosciuto la sua massima espansione. Addirittura c'è stato un periodo in cui il Nord ha conquistato la terra di Aram, cioè la Siria, ha tenuto sotto scacco la Siria, che era stata sempre il grande nemico del regno del Nord. Invece in quel momento lì i rapporti di forza si erano effettivamente ribaltati. Quindi si tratta di un momento in cui Giacobbe, per usare la parola che usava, si sente forte, si sente potente. Invece in realtà Amos dice, in fondo il regno del Nord è debolissimo, la sua fede è debole, se magari a livello esteriore sembra forte, ma in realtà il cuore di Israele è debolissimo, Israele ormai è prossimo alla fine, è prossimo a una crisi irreversibile. Ecco perché Amos interviene. Il profeta è capace talvolta di vedere ciò che gli uomini non riescono a vedere. Di fronte a un'apparente forza e sicurezza di sé, Amos vede una grande debolezza, tanto più dal punto di vista sociale. Quante volte Amos ha insistito su questa cosa qua, no? All'apparenza sembra che tutto stia andando bene, il profeta, che non si ferma all'apparenza, perché il suo compito è quello di andare in profondità, riesce a riconoscere che si tratta di un regno dalle gambe fragili, dalle fondamenta fragilissime, e lui questa cosa la denuncia. Allora Amos confida, facendo questa intercessione, nella capacità e nella volontà di Dio di rendersi conto pure lui della piccolezza di Giacobbe, e quindi di rendersi conto che il castigo che ha pensato è troppo. Certo, Dio è preoccupato di dare risposta al peccato di Israele, Dio non può stare fermo di fronte a una cosa così. Amos è preoccupato di garantire al suo popolo, che comunque ama, una possibilità di futuro. Se volete, anche un castigo proporzionato, cioè se devi castigarlo, castigalo, però non così, così è troppo. È una scena molto carina, anche molto vivace da un certo punto di vista.
E Amos, la sua, come dire, intercessione funziona, perché Dio, nella vecchia traduzione si diceva si pentì, qui invece magari si usa una espressione un po' più delicata, si ravvide del male minacciato, versetto 3. Forse la traduzione un po' migliore sarebbe ha cambiato idea, Dio cambia idea a motivo dell'intervento del profeta. La Bibbia usa spesso questa frase del cambiamento di idea parlando di Dio. Uno forse delle scene più famose che vi ho riportato anche lì a pagina 4, il profeta Giona, Giona 3:10, la cosa che fa imbestialire Giona, no? Quando vede che Dio ha cambiato idea, come prima dice che gli vuoi punire, poi vedi che si convertono, cambi idea, Giona usa lo stesso verbo naham. E questa cosa qui che a noi potrebbe creare un po' di sconcerto, perché noi magari siamo abituati a pensare Dio come l'essere perfettissimo, ecco, chi ha fatto ancora il catechismo secondo il vecchio modello, la frase era questa, in realtà la Bibbia pensa a Dio tutto tranne che l'essere perfettissimo, come vediamo qua, ma un Dio che gli piace coinvolgersi, un Dio che si lascia tirare dentro nel dialogo con il suo profeta e che a un certo punto ha il profeta che gli dice guarda signore che questo è un popolo debole, un castigo così non lo potrà mai sopportare. Ah già sì, è vero, hai ragione Amos, e allora cambia idea. È molto bella questa cosa, no? Molto simpatica, molto carina. Perché? Perché è l'immagine che la Bibbia usa per farci capire, questo mi sembra il Vangelo, la buona notizia che vuol passare da questo fatto, che Dio è veramente coinvolto nella nostra storia, e si lascia, come dire, convincere dal suo profeta. Quando noi parliamo di implicazione di Dio nella nostra storia o di implicazione di Dio nel dialogo con l'uomo, non stiamo dicendo una cosa falsa, o non stiamo dicendo una cosa solo formale, c'è una verità profondissima in questo. E a questo punto, allora, la decisione di Dio è proprio quella di sospendere il castigo, evidentemente, tra parentesi, aspettando che dall'altra parte il popolo si ravveda anche lui. Cioè, Dio ha fatto il primo passo, Dio ha, come dire, usiamo la parola forte, Dio si è pentito, naham, in attesa che il popolo, naham, che il popolo si penta. Vediamo la seconda visione, 4:6. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Guardate com'è simile a quella precedente, almeno come struttura. Il Signore Dio chiamava a una lite per mezzo del fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna. Io dissi, Signore Dio, desisti. Come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. Il Signore allora si ravvide. Neanche questo avverrà, disse il Signore Dio. Anche qui l'immagine molto chiara, non c'è bisogno di spiegazione, no? Il fuoco spesso e volentieri è usato nella Bibbia come strumento di castigo, quindi anche qua. Tra l'altro qui un fuoco particolarmente grave, perché se guardate si dice che il fuoco non consuma semplicemente la terra, il suolo, ma consuma anche il sottosuolo. Se guardate l'immagine che avete lì a pagina 5, forse avevo già usato questa immagine altre volte, vedete un po' come il mondo semitico si immaginava il mondo e vedete che sotto la terra, sotto le fondamenta della terra, c'era il grande abisso, lì in inglese, the great deep, il grande abisso come è tradotto lì al versetto 4 nel nostro testo. Ebbene, si dice questo è un fuoco talmente potente, soprannaturale, che addirittura è in grado di consumare le acque del grande abisso, che secondo la mentalità semitica erano quelle che alimentavano le sorgenti, cioè che garantivano alla terra a un certo punto di poter continuare a essere produttiva. Ecco, questo fuoco è un fuoco che distrugge tutto, che impedisce alla terra di essere luogo adatto a ospitare la vita. In qualche misura siamo anche qui di fronte ad un'anticreazione, come abbiamo visto già nella precedente visione. Come vedete, rispetto alla visione precedente, si ripete un po' la forma e soprattutto si ripete un po' il contenuto. Questa ripetizione ha come primo scopo quello di dimostrare che la colpa di Israele è una cosa seria e che a fronte di questa cosa Dio è altrettanto serio nel perseguire questa colpa e nel castigarla. Tra l'altro si presuppone il fatto che il tempo che Dio abbia concesso rispetto alla visione precedente non è stato usato bene.
probabilmente tra una visione e l'altra c'è stato un certo tempo, Amos ha avuto il tempo di predicare, di fare un po' come Giona, di richiamare il suo popolo alla conversione, ma ha avuto meno successo di Giona. Giona, che non c'aveva voglia, ha detto due parole, si è convertita la città. Amos sarà andato avanti mesi a percorrere le vie di Samaria per invitare alla conversione, ma questa conversione non arriva. E allora la seconda visione in cui Dio ribadisce il principio. Però c'è una differenza, perché vedete che le visioni vanno anche avanti, c'è un cammino, eh? Nel reagire a quello che ha visto, Amos non ripete la richiesta fatta prima, perché non chiede più a Dio di perdonare, ma chiede a Dio di cessare di eseguire il castigo. Signore, fermati. Signore, desisti. Mi sembra di dire, è una reazione molto più istintiva, meno ragionata, meno teologica. Il profeta, vedendo tutto questo sfacelo, dice no, per l'amor di Dio, basta. Per dire che non ha quasi neanche il tempo di star lì a ragionare, di riflettere, si lascia andare istintivamente a questa richiesta nei confronti di Dio. È una reazione molto emotiva quella del profeta, e mi sembra che qui la cosa positiva che emerge è proprio il fatto che il profeta si sente attaccato alla sua gente, si sente legato a questo popolo, un po' come ricordate l'altra volta Ezechiele, guardando il castigo della città, si sfoga con questa lamentazione, esplode in questa lamentazione nei confronti di Dio, a dire la sua partecipazione al destino che sta capitando alla sua città e al suo popolo. L'intervento punitivo di Dio sembra essere più grave rispetto a quello precedente, e anche la reazione del profeta sembra aggravarsi, una reazione molto più emotiva. Non dimenticate mai, ve l'ho già richiamato, che nella Bibbia il castigo, fosse anche quello più grave, è sempre un castigo pedagogico, è sempre un castigo progressivo, come in questo caso. Perché? Perché lo scopo è la conversione del peccatore, non ce n'è un'altra. Il vero dramma è quando Dio castiga e il popolo non si converte. Questo per Dio è il dramma, perché il castigo perde il suo scopo e Dio a un certo punto non sa più che cosa fare. Allora si può pensare, si può dedurre, come vi dicevo prima, che il castigo delle locuste non è servito a niente, che la disponibilità che Dio ha mostrato in quel contesto non è servito a niente, anzi che addirittura l'atteggiamento di Israele è peggiorato. Ecco perché il secondo castigo che Dio mostra al profeta è ancora più grave del precedente. Ma rimane sempre sotto traccia la speranza, perché quando Dio castiga è per questo, che il popolo si possa convertire. Il castigo non è mai anzitutto funzionale nella teologia biblica a rispondere al male in quanto tale. Ciò che interessa a Dio non è anzitutto la risposta al male, ma la risposta al male che susciti poi un ravvedimento, una presa di coscienza da parte del suo popolo. E anche per questo motivo, insomma, l'idea di un castigo eterno, per quanto ce lo siamo detti altre volte, è necessario a livello teologico, ma per la teologia biblica è un profondissimo non senso, perché il castigo non può essere eterno, non esiste castigo eterno. Il castigo è sempre appunto funzionale alla conversione. Se ormai la conversione non c'è più, non si potrebbe neanche parlare di castigo. Per dirvi che lì siamo proprio all'estremo, no? Ne abbiamo già parlato altre volte, ci siamo soffermati altre volte su questo, ma lo cito solo per farvi capire bene il principio, che Dio interviene non semplicemente perché così vuole dare una risposta per il gusto di dare una risposta, ma perché la sua speranza è che un giorno il popolo possa capire di avere sbagliato. In questo senso la reazione del profeta, allora, dove vi ho fatto notare il profeta non chiede più di perdonare ma semplicemente di cessare in questo tipo di castigo, sembra farci capire che Amos sta cominciando a prendere coscienza che una punizione per Israele è inevitabile, no? Se nella prima visione Amos ha chiesto a Dio di aspettare, di sospendere il castigo e di perdonare, cioè di concedere ancora tempo, qui sembra che Amos stia chiedendo a Dio di cessare di compiere questo castigo perché lo ritiene troppo,
presupponendo forse che invece un altro castigo sia necessario. Si capisce? Dovete stare un po' attenti alle sottigliezze del linguaggio, perché a partire da questo si capisce che l'autore ci sta facendo fare un cammino e soprattutto ci sta facendo vedere come Amo stia pian pianino passando un po' dalla parte di Dio, nonostante l'amore, nonostante l'affetto, nonostante l'attaccamento che ha per il suo popolo. Amo si sta rendendo conto che a un certo punto al peccato di Israele una risposta va data. E così arriviamo alla terza visione, 7-9. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore stava sopra un muro tirato a piombo e con un filo a piombo in mano. Il Signore mi disse: che cosa vedi, Amos? Io risposi: un filo a piombo. Il Signore mi disse: io pongo un filo a piombo in mezzo al mio popolo Israele, non gli perdonerò più. Saranno demolite le alture di Isacco e saranno ridotti in rovina i santuari di Israele quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Insomma, non c'è più tempo. Non vuol dire che la storia tra Israele e Dio è finita, ma vuol dire che una risposta a questo peccato di Israele adesso va data, non si può più tornare indietro. Che cosa vede Amos? Vede il Signore in piedi su un muro, quasi come se lo volesse ispezionare. Si dice un muro tirato a piombo, cioè un muro che almeno all'inizio era stato costruito a regola d'arte. Anche qua il muro è un simbolo molto interessante, perché dice, pensateci un po', dice stabilità, dice forza. Forse attraverso questa immagine la visione vuole alludere un po' a questo senso di sicurezza che Israele prova pensando a se stesso. Lo dicevamo prima, un popolo che si sente forte, un popolo che si sente sicuro. La domanda è: ma questa sicurezza è fondata o no? Questo popolo è così solido come crede di essere o no? Ecco perché Dio va lì col piombino a misurare e a verificare questo muro, per vedere se è ancora giusto come quando era stato fatto, oppure se c'è qualcosa da sistemare, perché in realtà il muro si sta cominciando un po' a stortare. Questo muro deve essere verificato nella sua presunta solidità. Insomma, gli interventi precedenti di Amos già hanno fatto capire, hanno permesso di capire, che la forza di Israele è apparente, che la solidità di Israele è apparente, che nel cuore, nella fede, Israele è ormai un popolo in crisi. E infatti la verifica che verrà effettuata su questo muro porterà a quale decisione? A buttarlo giù, ecco. Nel senso che la verifica che viene fatta con questo filo a piombo ha un po' questo scopo, perché il filo a piombo, se guardate anche l'immagine che vedete a pagina 7 in alto, è uno strumento che viene usato, che veniva usato soprattutto sia per costruire, cioè mano a mano che si mettevano sui mattoni per vedere se il muro veniva dritto, ma anche eventualmente per verificare la stabilità di un edificio, cioè per vedere se il muro arrivava a un'inclinazione tale che questo rischiava di compromettere la stabilità dell'edificio, quindi bisognava buttare giù eventualmente e rifare. Questo è esattamente il senso della visione di Amos. Israele è questo muro costruito inizialmente in modo solito ma adesso un po' decrepito, che viene verificato, e vedremo che il profeta Amos è esattamente lo strumento di questa verifica. Adesso vediamo. Notate la differenza rispetto alle prime due visioni. Qui non siamo più di fronte a un evento, vi dicevo, abbastanza chiaro nel suo significato, ma siamo di fronte a un oggetto che chiaro non è. Allora qui il primo passo lo fa il Signore, è il Signore a intervenire per primo. Qualche commentatore dice per togliere ad Amos l'iniziativa e in modo tale da evitare che poi Amos lo faccia pentire un'altra volta, gli faccia cambiare idea un'altra volta. Questo è molto colorito, è vero, no? Dice: adesso prima che parli tu parlo io, no? E allora Dio interviene per chiedere ad Amos che cosa vede. In realtà questo primo scambio non dice granché, perché poi Amos dice: vedo un muro fino a piombo, va bene, no? Lo scopo è quello semplicemente di avviare la discussione, di attirare l'attenzione del profeta, di coinvolgerlo un po' nella riflessione. Ciò che conta non è tanto questo dialogo iniziale, ma è la successiva risposta, no? Risposta attraverso la quale Dio spiega il senso di ciò che Amos sta vedendo. E il senso lo vediamo
nel versetto 8. L'intenzione di Dio è quello di porre un piombino, attenti qua, in mezzo a Israele. Questa espressione è strana, perché se guardate anche l'immagine lì sopra, per verificare il muro cosa si fa? Si mette il piombino contro il muro, non in mezzo. Cosa vuol dire mettere il piombino in mezzo? È un'espressione che sembra un po' innaturale. Allora, probabilmente questo è un piccolo escamotage letterario, forse anche un po' la forzatura letteraria, per farci intuire di chi Dio sta parlando. Chi è alla fine questo piombino, questo strumento attraverso cui Dio verifica la solidità o meno del suo popolo? È lo stesso profeta Amos. Due esempi per dimostrare questa cosa. Nel brano che sta immediatamente dopo quello che stiamo leggendo noi, perché il ciclo delle visioni a un certo punto ha una piccola interruzione, in cui a partire dal versetto 10 viene inserito questo, il racconto di questo litigio tra Amos e il gran sacerdote di Betel, il sacerdote Amasia, di cui vedete l'immagine a pagina 7. Ebbene, quando i due stanno litigando, a un certo punto guardate come Amasia accusa il profeta Amos. Amasia ha fatto questo report al re Geroboamo, in cui ha accusato Amos di essere un cospiratore, e l'accusa che ha portato contro di lui suonava così: Amos congiura contro di te, Geroboamo, in mezzo alla casa di Israele. Bekeref. È la stessa espressione che si è trovata nella visione precedente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il lettore è accompagnato a capire che in realtà questo piombino che sta in mezzo al popolo è lo stesso Amos. Con questa differenza radicale, e cioè che da una parte Dio ha posto il profeta in mezzo al popolo per verificare la solidità della sua fede, cioè per verificare se questo popolo è ancora o no fedele all'alleanza con Dio. Che cosa vede invece il sacerdote Amasia in questa predicazione del profeta? Vede un atto di congiura, cioè come è successo anche a Gesù in buona sostanza, no? Cioè vede uno che sta attaccando un sistema, che sta mettendo in crisi un sistema di potere. E allora ciò che Dio di per sé ha pensato come atto di profezia e come atto di verifica della solidità della fede di Israele, Amasia lo vede solo come un atto di congiura. Però è interessante che l'espressione che si usa nei due casi è la stessa, in modo tale che il lettore possa capire che questo piombino alla fine è lo stesso profeta. C'è un altro piccolo particolare linguistico che vale la pena sottolineare, ed è questo: il termine piombino o filo a piombo in ebraico, lo vedete lì a pagina 8 in alto, si dice anak. Di per sé questo è un termine abbastanza raro, perché se ne trovano anche altri per indicare il piombino, ma se noi ci domandiamo perché il profeta abbia usato proprio questo termine, è perché il termine anak suona molto simile al pronome io, anoki, anak, anoki. E se guardate il capitolo 7, versetto 14, quando Amos sta raccontando la sua vocazione, guarda caso, continua a usare il termine Anochi. Non ero profeta io, Anochi, né figlio di profeta io, Anochi. Ero un mandriano io, Anochi, e coltivavo piante di sicomoro. Il lettore a un certo punto dice: ah, dov'è che ho sentito ancora questa roba simile? Anak, prima, allora è lui. L'anak messo in mezzo al suo popolo, il filo di piombo messo in mezzo al suo popolo, è lo stesso profeta. Sono alcuni giochi linguistici che l'autore ci ha lasciato per intuire la spiegazione, per intuire l'identità di questo filo a piombo. È lo stesso Amos, chiamato a fare questa opera di verifica. Evidentemente questa opera di verifica è un po' fastidiosa, perché come si vede lo ha portato ad essere accusato di cospirazione addirittura. Ora, per chiudere questa visione, l'intervento di Dio va avanti anticipando a questo punto in qualche misura l'esito della verifica. Io non continuerò più a perdonarlo. Cioè vuol dire che Dio prima ha perdonato, che Dio in precedenza il castigo lo ha sospeso.
In risposta alla duplice intercessione di Amos, Dio ha dato tempo, sospendendo il castigo, in attesa di una conversione. Una conversione che purtroppo non è mai arrivata. E il fatto che Amos a questo punto non replichi più, se ci fate caso, può essere visto ancora come una presa di coscienza progressiva da parte del profeta che ormai un castigo è diventato necessario. Forse il profeta Amos, proprio in occasione dello scontro con il sacerdote Amasia, che era una delle massime autorità religiose del Regno del Nord, ha capito che ormai non c'è più niente da fare per questo popolo, che ormai una conversione non è più auspicabile. Forse quel momento per lui è stato illuminante. Certamente dentro a tutto questo dramma un po' oscuro c'è una nota positiva, piccola ma importante, e cioè Dio continua a chiamare Israele il mio popolo. C'è ancora speranza, Ci sarà un castigo, sì, che ormai è inevitabile, e adesso si comincia a delineare un po' questo castigo, ma nonostante tutto Dio resta legato a questo popolo, a farci capire che il castigo, come vi dicevo prima, è pedagogico, cioè non persegue come obiettivo la distruzione di Israele fine a se stessa, ma la sua conversione. E un pochino, per chiudere questa visione, qualche rapida indicazione sulla punizione futura viene data proprio in conclusione della visione, versetto 9. In cosa consisterà il castigo? Qualche indicazione ci viene data già qua. Saranno demolite le alture di Isacco, saranno ridotti in rovina i santuari di Israele quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Se notate, qui il destinatario del castigo non è neanche più tutto il popolo, e allora vuol dire che l'intercessione di Amos qualche cosa l'ha portata, vedete? Non è tutto il popolo a essere castigato, almeno in questa visione, ma anzitutto il suo establishment, la classe dirigente. Si parla dei santuari, quindi la classe dirigente religiosa, e dall'altra parte si parla esplicitamente della casa di Geroboamo, cioè il sovrano regnante. Ed è un castigo che prenderà quale forma? Si parla di spada, e quindi qui forse si sta pensando alla Siria, Cioè il castigo prenderà la forma di un, come poi è accaduto, prenderà la forma di una invasione straniera. Interessante notare appunto come si tratta di una punizione, di una sanzione che apparentemente non sembra pregiudicare in toto la sopravvivenza della nazione, come poi effettivamente è stato. Con la caduta di Samaria per mano degli Assiri, un resto di Israele è sopravvissuto, anzitutto quelli che, soprattutto quelli che hanno trovato ospitalità a Gerusalemme, quella parte di Israele è sopravvissuta al castigo, ed Amos sembra appunto presupporre un esito come questo, un castigo che non può mai essere totale, perché se il castigo è pedagogico non possono morire tutti, se no altrimenti non c'è più nessuno da educare, no? Anche in questo caso l'intervento del profeta ha avuto successo, perché il castigo sembra essere più proporzionato, soprattutto perché va a colpire quelli che obiettivamente possono essere considerati davvero come i principali responsabili di un reato, la classe dirigente. Un castigo che non può mai essere totale, perché se il castigo è pedagogico non possono morire tutti, se no altrimenti non c'è più nessuno da educare, no? Anche in questo caso l'intervento del profeta ha avuto successo, perché il castigo sembra essere più proporzionato, soprattutto perché va a colpire quelli che obiettivamente possono essere considerati davvero come i principali responsabili di un reato, la classe dirigente, diciamo così. Penultima visione, capitolo 8. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: era un canestro di frutta matura, o di frutti estivi, si potrebbe, come quella lì del Caravaggio che vi ho messo in immagine al pagina 9. E gli domandò: che cosa vedi, Amos? Io risposi: un canestro di frutta matura. Il Signore mi disse, ecco il gioco di parole: è maturata la fine per il mio popolo Israele, non gli perdonerò più. In quel giorno i canti del Tempio diventeranno lamenti, oracolo del Signore Dio, numerosi cadaveri gettati dovunque, silenzio. Quindi l'immagine sembra essere proprio quella che veramente si vedeva
dopo la conquista di una città da parte di un'armata straniera, cadaveri dappertutto, un gran silenzio, anche i luoghi di culto distrutti, anzi luoghi di culto che diventano, come dire, contesti dove non si celebrano più liturgie di lode o di ringraziamento, ma di lamentazione, come era accaduto anche a Gerusalemme, tra l'altro, dove si ricorda proprio che il Tempio, le rovine del Tempio erano diventate luogo dove si celebravano le lamentazioni dopo la caduta della città santa. Quindi, al di là dell'immagine che a noi può sembrare un po' forte, in realtà Amos è molto realista, perché quando i paesi venivano conquistati, quello che si vedeva era quella roba qui, quindi non è che lui possa usare chissà quale immagine, ciò che lui vedeva, ciò che era esperienza abbastanza comune, purtroppo. Anche in questo caso la struttura è simile a quella della visione precedente, un oggetto apparentemente bello, positivo, il canestro di frutta matura, che però diventa, nella spiegazione di Dio, annuncio di qualcosa di molto negativo. Questo a partire da che cosa? In italiano si è cercato di riprodurre un po' nella traduzione, c'è la somiglianza, in qualche misura. Il termine kayitz in ebraico vuol dire estate. Un canestro di frutti estivi, di frutti maturi, kayitz. Questa parola assomiglia, come sonorità, alla parola ebraica per fine, ketz. Allora il gioco in ebraico è tra estate e fine, kayitz, ketz. Si capisce? Questo è il senso, come dire, profondo dell'oggetto che Amos vede, ma che ha bisogno di una spiegazione di Dio perché sia capita. In italiano si è cercato di fare una cosa simile giocando sul termine maturazione. Un canestro di frutta matura è maturata alla fine per il mio popolo. In realtà in ebraico il gioco non è tra queste due cose, non è tra la frutta matura e il maturare, perché in ebraico il maturare è semplicemente è giunta, è arrivata, è un verbo molto più semplice, ma anche lì c'è un gioco tra due termini, a dire che, insomma, il significato recondito dell'oggetto è svelato da Dio in base a un gioco linguistico. Kayitz, estate, ketz, fine. Tra l'altro si potrebbe dire anche un'altra cosa, questo oggetto all'apparenza positivo potrebbe essere legato anche a una festività liturgica particolare, perché anche se non è esplicitato potrebbe immaginare a uno di quei cesti di offerta che si portavano al Tempio, soprattutto in occasione della festa delle capanne, forse altre volte ne abbiamo già parlato, no? Quella festa che era considerata l'anno scorso, soprattutto mi pare, quella che era considerata la festa più allegra dell'anno, la festa che concludeva la stagione del raccolto, dopo la mietitura, dopo la vendemmia, si faceva festa, si beveva, ci si ubriacava un po', e soprattutto si offrivano al Signore i frutti della terra. Allora, qui la cosa potrebbe essere, questo oggetto Amos lo vede magari in occasione proprio di una celebrazione delle capanne, magari a Bethel, che era il santuario che lui frequentava, e in occasione di questa visione, quando lui vede le ceste arrivare al Tempio con la gente gioiosa che porta queste offerte al Signore con il cuore pieno di gioia, lui attraverso lo spirito profetico vede in realtà un preannuncio della fine. Il popolo è gioioso per i frutti della terra, in realtà in questo Amos vede la maturazione non di una stagione agricola, ma la maturazione della storia del suo popolo, cioè che è arrivato il tempo della chiusura, diciamo così. In questo caso è interessante perché se ci pensiamo cominciano a diventare tante le visioni che potrebbero essere nate nel contesto di una liturgia. Isaia 6, abbiamo detto, forse il profeta sta assistendo a una celebrazione liturgica e vede quel che vede. Forse anche Ezechiele, anche se lì la cosa un po' più specifica, perché si dice che Ezechiele viene preso mentre si trova in Babilonia e viene portato a Gerusalemme, però forse quella visione lì si basa su ricordi che il profeta ha avuto quando si trovava anche lì a Gerusalemme, no? Qualche atto liturgico, qualche atto di culto a cui lui ha partecipato più o meno legittimo e che gli è rimasto nel cuore, lo ha segnato e quindi che poi ha dato corpo alla sua visione. Qui potrebbe essere una cosa simile. Amo
sta partecipando a una festa delle capanne e lui in questa scena gioiosa, in realtà in questa scena gioiosa, vede una scena drammatica, eh? Vede il popolo riunito al tempio a far festa e si immagina quando un giorno in quel tempio lì ci saranno solo cadaveri e si sentiranno solo lamenti. Vedete? È interessante perché se lo contestualizziamo così possiamo immaginare come sia nata un po' questa visione del profeta. E infatti il messaggio centrale che Amos consegna è proprio quella frase lì lapidaria del versetto 2: è giunta la fine per il mio popolo Israele. È giunto il punto di non ritorno, perché attenzione, Dio continua ancora una volta a chiamare Israele il mio popolo. Quindi vuol dire che la relazione di alleanza sta in piedi ancora. Allora si può cominciare a immaginare che questa fine non sarà una fine assoluta, non sarà una fine tout court, perché questa cosa non avrebbe molto senso, ma una fine che per grazia di Dio può essere un punto di nuovo inizio, un punto di passaggio verso una possibile resurrezione. È necessario che questa storia di Israele arrivi a una fine perché possa sorgere qualche cosa di nuovo. Questo è il senso del messaggio a cui Amos, ma come lui anche tutti i profeti del preesilio, a un certo punto sono arrivati. E anche qua, come nella visione precedente, qualche tratto del castigo futuro ci viene presentato. Qui in realtà non si parla più della casa regnante, ma si parla soltanto del santuario, si parla soltanto del tempio, forse perché appunto Amos sta partecipando a una liturgia, quindi sta vedendo questo e la visione prende un po' la forma a partire da ciò che lui sta vedendo. E per definire un po' la fisionomia di questo castigo finale, Amos prende l'immagine di una celebrazione gioiosa, festosa, come quella a cui lui forse sta partecipando, e la ribalta. I canti che diventano lamenti e la folla esultante che diventa un ammasso di cadaveri. Questa è un po' un'anticipazione di quella fisionomia un pochino più precisa del castigo che vediamo nella visione ultima, quella della capitolo 9, 1, 4, e così concludiamo il percorso. Vidi il Signore che stava sopra l'altare e diceva: colpisci con forza i capitelli e siano scossi gli architravi, falli cadere sulla testa di tutti loro e io ucciderò il resto con la spada. Nessuno di loro riuscirà a fuggire, nessuno di loro scamperà. È proprio arrabbiativo, eh? Anche se si rifugiassero negli inferi, di là li prenderà la mia mano. Se salissero al cielo, di là li tirerò giù. Se si nascondessero in cima al Carmelo, là li scoverò e li prenderò. Se si occultassero al mio sguardo in fondo al mare, là comanderò al serpente di morderli. Se andassero in schiavitù davanti ai loro nemici, là comanderò alla spada di ucciderli. Io volgerò il mio sguardo su di loro in male e non in bene. Insomma, qui abbiamo proprio l'impressione di un popolo duro d'orecchi che a un certo punto ha proprio fatto diventare matto anche il Padre Eterno, e quindi si può capire perché questa ultima visione sia davvero così dura. Ecco la fisionomia allora della fine, che è stata deliberata nella visione precedente, adesso prende forma. E l'immaginario è quello di uno sterminio che si consuma in modo inatteso in un santuario al momento della festa. Anche qua forse la visione Amos ce l'ha avuta proprio in occasione di una celebrazione rituale. Il luogo potrebbe essere il santuario di Betel, come vi dicevo prima. Lì tra l'altro a pagina 10 vi ho messo un'immagine che vi mostra quella centrale, non quella in alto che è un tempio greco, ma quella centrale. Lì vedete i resti, ciò che si vede ancora oggi, del tempio di Betel, per quello che è rimasto nella zona di Samaria, nel nord di Israele, uno dei santuari, dei grandi santuari del nord, dove Amos aveva predicato e dove tra l'altro c'era stato il famoso scontro con il sacerdote che abbiamo visto prima. Ecco, anche qua, forse in occasione di una festività liturgica, Amos in visione assiste e partecipa
come strumento divino alla distruzione del santuario. A me piace pensare molto, non voglio essere dissacrante, però piace pensare molto ad Amos che guarda questa celebrazione e dice: quanto siete ipocriti, se potessi buttare giù il tempio e farvelo crollare in testa lo farei. E questa come dire indisposizione di Amos, questa rabbia di Amos nei confronti di un popolo che non si converte, poi si fa visione. Vedete che il linguaggio è molto colorito, ma anche molto comprensibile, perché forse ci aiuta a entrare non soltanto nel cuore di Dio, di un Dio che è stufo, di un Dio che non sa più cosa fare nei confronti del suo popolo, ma forse nel cuore stesso del profeta, che dice: se potessi li ammazzerei tutti. Ma anche qui forse è un linguaggio un po' paterno, no? Quando il padre è talmente stufo dei suoi figli che dice: vi strangolerei. Ecco, in realtà è un modo di dire, che però dice la rabbia per un comportamento che si vorrebbe cambiare non si riesce a cambiare. E anche qua appunto a me piace pensare a Amos che dice: se potessi colpire il capitello e far venire giù tutto lo farei, no? E Dio gli dà ragione in qualche modo. È interessante vedere che non soltanto Dio si è lasciato un po' toccare dal dialogo con il profeta, ma anche Amos, perché Amos è passato dall'essere intercessore all'essere appunto cooperatore con Dio del castigo, a dire: Signore, c'hai ragione, se potessi partecipare al castigo di questo popolo lo farei volentieri. Amos ormai si è convinto che la fine di Israele è giustificata ed è inevitabile, ma questa fine, lo ripeto ancora, non sarà l'ultima parola sulla storia di Israele. Vi dicevo, Amos è invitato proprio da Dio a collaborare a questo castigo, è invitato a colpire il capitello del santuario e a farlo venire giù tutto. Sostanzialmente si tratta di una scena di terremoto, e quelli che eventualmente dovessero scappare dalla caduta dell'edificio, il Signore di fuori ad aspettarli per farli fuori con la spada, a dire che appunto non ci sarà nessuno che potrà scampare a questo castigo. E in effetti in questa visione noi non abbiamo più un vero dialogo tra Dio e il profeta, non c'è più granché da dire, c'è da eseguire a un certo punto il castigo. E soprattutto c'è lo spazio per un lungo, relativamente lungo, intervento di Dio a partire dal versetto 1 e poi soprattutto dal versetto 2 in avanti, che vuole precisare come il castigo è inevitabile. Nessuno di loro riuscirà a fuggire, nessuno di loro scamperà. Cioè, come a dire, insomma, non è un castigo da cui si potrà fuggire via, il castigo è deciso e adesso Israele dovrà pagare, la fuga è impossibile. E infatti tutti i versetti successivi, anche in modo un po' ironico, descrivono questo popolo, anche un po' in contraddizione con la visione, perché là ha detto che si ammazzano tutti, poi c'è gente che comunque cerca di scappare, vabbè, non è. L'importante non è l'ordine o non è la completezza dell'immagine, ma il messaggio che si vuole comunicare. Il fatto è, se anche cercassero di andare chissà dove per sfuggire alla mia mano, dalla mia mano non potranno fuggire, no? Sia che salissero nei cieli, sia che scendessero negli inferi, ci sarà sempre modo per me di far arrivare su di loro il castigo. E poi c'è quella frase lì, conclusiva, abbastanza forte, anche questa è una frase che può venire dalla liturgia: io volgerò il mio sguardo su di loro. State attenti che non si dice più sul mio popolo, ma su di loro, è già un linguaggio un po' più distaccato, proprio più da arrabbiato, diciamo così. Io volgerò il mio sguardo su di loro in male e non in bene. Di solito nella Bibbia si usa spesso questa immagine, ma in positivo, per dire che Dio volge lo sguardo in bene nei confronti del suo popolo. E tante volte nel Salterio si usa la stessa richiesta: volgi il tuo sguardo su di noi, no? E forse questa è la frase che a me da ridere, perché è un po' simpatica, adesso al di là della tragedia, però è simpatica, no? Viene da pensare che Amos, mentre lì nel tempio gli viene voglia di tirare giù tutto, ascolta questa gente che è lì che prega e dice: Signore, volgi il tuo sguardo su di noi. E il Signore dice: sì, sì,
lo sto per volgere lo sguardo, ma non per fare il bene, per ammazzarvi tutti, ecco, capirete che è giusto anche sorridere un po', perché secondo me il profeta vuole essere anche un po' ironico, no? Però ironico per far capire che siamo di fronte a un dramma, adesso al di là, si ride della disgrazia, però per far capire che si è veramente in una condizione in cui Dio non sa più che cosa fare. E c'è anche un po' questa, che mi piace molto onestamente, c'è anche un po' questa esplosione di Dio molto umana, molto sentimentale, no? Di un Dio che non li chiama neanche più il mio popolo, che vorrebbe vederli finiti tutti, insomma, però ripeto, è sempre il cuore del padre, eh? Dovete sempre pensare, è un padre che sta parlando così, è un padre disperato, eh? E Amos in qualche modo, a differenza di tutti gli altri, condivide i sentimenti di Dio, capisce il cuore di Dio, si rende conto di come Dio si senta. E però, per concludere, possiamo dire così: è vero che il castigo arriverà, che sarà un castigo inevitabile, che sarà una fine, come Amos vuol dire, ma questa fine non potrà essere l'ultima parola sulla storia di Israele. Amos è convinto del fatto che questo Israele deve finire, che questo Israele deve morire, perché un Israele rinnovato possa sorgere. E questo è esattamente il pensiero che anche i profeti del sud hanno avuto quando hanno pensato all'esilio. L'esilio è stato un punto di non ritorno, l'esilio è stato una fine drammatica, ma per grazia di Dio quella fine non è stata l'ultima parola. E possiamo essere certi che questa è la stessa speranza di Amos. Amos non può auspicarsi una fine che sia assoluta, perché neanche Dio può auspicare per i suoi figli una fine che sia assoluta. Allora, la raccolta della visione di Amos, Amos 7:9, risulta un aiuto fenomenale a cogliere l'intenzionalità salvifica inscritta in ogni pronunciamento profetico, anche in quello più duro e all'apparenza senza speranza. Perché alla fine, se Dio parla, come padre, è perché sempre cerca la conversione e la redenzione del suo popolo. Ogni parola che viene da Dio è per la salvezza di Israele. Ve l'ho già detto forse altre volte, il vero dramma sarebbe se Dio tacesse. Fin tanto che c'è una parola da parte di Dio, c'è speranza. Allora, in questo senso, il ciclo delle visioni di Amos è una provocazione ed è anche un'occasione interessante per cogliere l'intenzionalità buona, salvifica di ogni parola di Dio, anche quella all'apparenza più dura. Grazie.